Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Home Sweet Home. Oggi vi porterò alla scoperta di un'abitazione costruita con gli usi e materiali dell'antica Roma. Ma entriamo insieme a visitarla. La tranquillità, l'amore per la natura, la riscoperta delle cose semplici sono elementi fondamentali che mi colpiscono all'istante. La ricerca del benessere parte dai materiali, come le pareti costruite con argilla cotta e calce, che tolgono l'umidità e rendono l'ambiente sano e confortevole. Il pavimento in ardesia, pietra a spacco, è un ottimo isolante perché trattiene il calore durante i mesi invernali e rinfresca d'estate. La bellezza di questa pietra è la sua naturalità. Dalle montagne è stata prelevata e posata direttamente. Tetto e solai sono costruiti con gli abeti della Val di Fiemme, accuratamente selezionati. L'unico trattamento al quale vengono sottoposti saltuariamente è un lavaggio con l'acqua di calce, quindi in maniera assolutamente naturale. Benessere, la salute e il silenzio derivano dall'unione di questi elementi naturali che continuiamo a scoprire. L'Agorà. Dopo una lunga frenetica giornata, questo è il luogo ideale per ritrovare pace e serenità, dedicando qualche ora a se stessi, un'ottima cura per la mente e il corpo. L'acqua della vasca è prodotta dalla biomassa, con la quale generiamo tutta l'energia della casa. L'orientamento della casa, come anche quello degli arredi, segue le linee costruttive dell'antica Roma, che come il Feng Shui vuole il benessere di chi ci vive all'interno.
proprio di vivere in una casa sugli alberi. Questo meraviglioso giardino ha al suo interno piante secolari autoctone, come tigli, pioppi, platani e magnolie, e una quercia di ben 200 anni. Così bello. Anche questa puntata volge al termine. Ogni abitazione ha una sua particolare caratteristica. Quella di oggi ci ha fatto vivere a contatto con la natura in maniera semplice ed emozionale. Ma se volete ulteriori informazioni, non esitate a consultare il sito che vedete in sovraimpressione. Io da qui vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Home Sweet Home. Arrivederci! Mm-hmm.